Servizio super efficiente organizzato dall'amministrazione comunale di Francofonte in occasione della commemorazione dei defunti. Io diciamo che oltre ad applicare tutte quelle che sono le prescrizioni delle normative vigenti, stiamo cercando di applicare il buon senso. E quindi abbiamo chiesto a molte persone, a chi diciamo tutte le domeniche fruisce del cimitero, oggi di evitare che ci sia il grande afflusso. E poi, come lei può ben vedere, tutti i varchi sono presidiati dai ragazzi della Protezione Civile e dell'Associazione Carabinieri, che non finirò mai di ringraziare, perché stiamo effettuando su tutti i varchi un controllo delle temperature. E poi la disciplina dei parcheggi, che abbiamo aumentato anche quest'anno per poter far sì che comodamente le persone che possono scendono con le macchine, le persone che non possono invece usufruiranno gratuitamente delle navette che abbiamo messo. Le navette abbiamo messo a disposizione, ogni fine corsa vengono sanificate, quindi nella speranza che tutto vada bene e che possiamo continuare questa convivenza che purtroppo ci deve essere con la pandemia del Covid. Il problema non è più di evitare diciamo alcune cose, il problema è conviverci al meglio delle nostre possibilità. Ce la stiamo mettendo tutta. Ecco, sindaco ha annunciato anche di non sostare molto all'interno del cimitero, anche per rispettare le norme del Covid-19. Abbiamo fatto questo annuncio e abbiamo fatto questa ordinanza per cercare di invitare le persone a non sostare tutta la giornata, perché da noi è una bellissima tradizione che ogni anno, sia per il giorno di tutti i santi che per la giornata, la commemorazione dei defunti, si trascorre gran parte della giornata al cimitero. È una tradizione bellissima, però purtroppo in una situazione come questa non è possibile rispettarla, quindi abbiamo chiesto cortesemente, e devo dire che la cittadinanza sta rispondendo alla grande, di andare al cimitero, andare a salutare, ad ossequiare i cari defunti, stare una mezz'oretta, al massimo un'ora, e tornare a casa.